Aero Studios Fashion and Design presenta Icarus. Una sfida entusiasmante tra professionisti del mare. That means we bless the boat from the front to the back. Abbiamo inaugurato questa canoa, si chiama Kaiua, cuore immenso in hawaiano, proprio per dimostrare l'amicizia tra le genti, tra i popoli che questa canoa rappresenta, il mare rappresenta. Dal primo posto, le parole dicono dal primo posto all'ultimo posto, dallo scafo principale allo scafo minore, dallo yaku, che sono le aste di legno, all'ama, che è lo scafo minore, dai lacci che legano e mantengono unito, che questa canoa tenga insieme il cuore di chi ci pagaia sopra. Siamo arrivati a Pirano e abbiamo traghettato le canoe dalle spiagge di Venezia, siamo arrivati in questo bellissimo porto, antico porto veneziano. Domani mattina all'alba partiremo alla volta di questo ritorno su questa rotta del sale, una gara veramente terrificante perché 100 km sotto il sole, senza sosta per portare questa sfida. È un team hawaiano, giunti il top team della Hawaii, campioni del mondo, hanno appena vinto la Hamilton Cup in Australia, sono giunti qui e sfideranno un team italiano, un misto di ragazzi da Torino, Milano, Roma e soprattutto Venezia. Questo è un team di Italia, della Federazione Italiana Canoa Polinesiana, quindi questa sfida l'abbiamo lanciata noi, l'hanno accettata e domani decideremo le sorti in questa bellissima tragitto che è la rotta del sale. È arrivata l'ora, stiamo per partire, l'alba è dietro di noi e ci aspettano 100 km da affrontare in condizioni estreme. Immaginiamo che sarà una lotta sin dall'inizio contro questo team italiano. Sappiamo che gli italiani hanno una grande tradizione anche a livello olimpico, ma durante la gara, lungo il percorso, penso che sapremo interpretare questa competizione al meglio. Butterflies, line drives, watching TV. Had 7 good years till I noticed they were looking at me. I didn't like what they'd see.
È già trascorsa la prima ora di gara. Abbiamo già avuto modo di lavorare duro, dimostrando il nostro valore fino ad ottenere un minuto di vantaggio. Nei prossimi minuti ci sarà il primo cambio. I ragazzi si stanno muovendo bene. Un'ora è trascorsa. Abbiamo già un minuto di vantaggio. Top shape. Sto bene, però c'è ancora tanta strada da fare. È difficile, ma noi ci sentiamo bene. Feels good. Yeah, we started pretty good. Sta andando bene. Abbiamo iniziato piuttosto bene. Abbiamo forzato abbastanza la partenza e la prima parte di gara. Adesso vedremo in che modo riusciremo a procedere. Sta andando abbastanza bene, abbiamo già fatto una decina di chilometri e qualcuno comincia a manifestare un po' di stanchezza. Adesso Gabriele e io cominciamo a dare i primi due cambi, cioè siamo un po' tesi chiaramente perché il cambio è sempre un momento delicato, comunque cercheremo di fare il nostro meglio. Ora comincia il gioco, sì. Andiamo per il cambio e vediamo come va a finire. Cercheremo di tenere duro. Tutto il lupo. Crepi. Prima ora, tutto bene, sì, un bel ritmo. Quanti nodi teniamo? Sugli 8,5 circa, noi ci hanno dato un chilometro. È caldo, bisogna bere parecchio e abbiamo un po' di vento a sfavore. Vediamo adesso, comunque si comincia a essere dura, non solo per noi ma anche per i nostri colleghi. Sta andando bene, l'equipaggio tiene, primo cambio, fra un'ora e secondo. Devo dire che sono molto soddisfatto. Sono sicuro che al prossimo cambio saremo molto vicini ai nostri colleghi, se non a pari. Come on, let's go. The Italians are really close. We gotta do something about it. Come on, gang. Yeah, we're about halfway in the race now. Siamo ormai a metà gara. I ragazzi iniziano ad essere un po' stanchi ed anche abbastanza affamati. Dobbiamo misurarci con gli italiani che sono a buon punto. La squadra italiana ci sta raggiungendo. Sono vicini a noi. Non dobbiamo mollare. Make sure we stay ahead of them. Looks like the Italians are coming up a little bit. Gli italiani stanno rimontando e noi non possiamo fare altro che cambiare strategia. Shorten up the changes. We're gonna instead of going every. L'azione dei ragazzi deve essere ancora più intensa. Bisogna aumentare la velocità per arrivare a incrementare la distanza. More intensity, so hopefully we can keep up the speed and keep up the distance. Quarti di gara, sono poco avanti a noi, li stiamo raggiungendo. Adesso speriamo di trovare vento favorevole sul lato che abbiamo scelto e poter recuperare. Comunque è dura, sono 7 ore che stiamo pagaiando e veramente
una gara molto molto dura, perché non abbiamo avuto quel backwind, quel vento da dietro che ci aiutava a laterale, quindi ci ha un po' limitato le prestazioni. Comunque gli stiamo dietro. Mancano soltanto 3 miglia d'arrivo, adesso diamo tutto quello che abbiamo e fino alla fine. Momento in cui veramente abbiamo creduto di passarli è stato quando loro hanno allargato sotto costa dall'istimo da Lignano Sabbia d'Oro per arrivare a Caorle. Loro hanno seguito la costa, noi abbiamo tagliato un po', ma chiaramente la loro potenza poi sul tratto finale ha prevalso. Abbiamo accarezzato un sogno e sarà meglio la prossima volta. Comunque ci hanno fatto i complimenti perché il distacco è stato veramente risicato su più di 100 km di gara, e quindi ricevere i complimenti dei campioni del mondo ci fa molto onore.